Petri ha preso la notizia dell'Oscar nel suo ritiro di Tor Vaianica. Come mai Petri non è andato a Los Angeles? Beh, vi sono varie ragioni. Prima di tutto perché lavoravo, avevo motivi veramente di rimanere a Roma per finire il montaggio del mio ultimo film. Poi, lei è mai stato a ritirare un premio? No. No. È imbarazzante, è imbarazzante. Cioè, lì si rivela in pieno il programma del premio, che è quello di rendere gli individui alla propria infanzia. In questo senso è piacevole, perché uno torna bambino. Cioè, il bravo bambino, il buon bambino che si è comportato bene e quindi va premiato. Allora, da una parte uno non rifiuta i premi perché fanno parte proprio della struttura dell'industria cinematografica, e questo io lo dico molto spietatamente. Cioè, per esempio, questo premio a Indagine è un motore straordinario per il suo cammino in America. Dall'altra uno sfugge proprio alla situazione umana di vedersi in smoking, premiato da persone sconosciute. Ma lei questa notte ha dormito? Sì. Perché no? Petri, come si sente dopo aver vinto un premio Oscar? Io le devo confessare, se vuole pure in mente, che ci si sente felice. E adesso, a parte questo livello infantile del senso di contentezza che si prova, poi c'è un livello diverso, vale a dire la riflessione che un film come Indagine, il quale è valido in quanto esprime una serie di critiche molto circostanziate sui pericoli dell'autoritarismo, il fatto che sia stato premiato da alcune migliaia di persone che in America si occupano di cinema, sta a significare che questo problema è sentito vastamente anche lì. E noi sappiamo infatti che in America il pericolo dell'autoritarismo è vivissimo, è vivo come in tutte le strutture di tipo verticale che noi conosciamo, sia est sia ovest. Il premio poi è stato dato, secondo me, anche al cinema italiano. Il cinema italiano si è sviluppato con la democrazia in Italia. E credo che il mio film ne sia esempio.